Buonasera. Buonasera a tutti. Benvenuti di nuovo al Pincio. Siamo al Villaggio del Gusto. Qua per quattro imperdibili appuntamenti si racconteranno le storie più dolci della città e ce le racconteranno i maestri pasticceri della città di Fano. Abbiamo veramente tante eccellenze che naturalmente ci faranno passare un'ora gradevole in compagnia, un'ora gradevole dolcissima. Siamo al Pincio in questa magica atmosfera, un'atmosfera natalizia senz'altro, ma aumentata, una realtà natalizia aumentata, perché tra la storia, l'arte e la dolcezza non potevamo scegliere un'ambientazione migliore. Un evento organizzato dal Comune di Fano in collaborazione con la Regione Marche nell'ambito del Natale più di Fano, organizzato da Omnia Comunicazione. Voglio prima di partire ringraziare da subito, l'ho fatto domenica scorsa e lo voglio rifare oggi, lo chef Antonio Bidini dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani, che è il coordinatore di tutta l'area tecnica. Oltre ad avere i maestri pasticceri che ci racconteranno le storie più dolci della città, è partita in concomitanza la prima edizione di Cookies. Cookies è un laboratorio di pasticceria per ragazzi dai 4 ai 12 anni, Cookies, che come vedete in questo perfetto stile MasterChef possono, sotto l'occhio vigile e attento dei pasticceri, cimentarsi, se così vogliamo dire, facendo dei biscotti come la scorsa settimana, qualcos'altro questa settimana che vi diremo fra poco. Mi pare di aver per il momento detto tutto e passiamo a presentare il maestro pasticcere di questa settimana, anzi la maestra pasticcera, perché è una donna, dalla pasticceria Le Terrazze, Emanuela Ghiandoni. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera Emanuela, grazie a te. Buonasera a tutti, un saluto a tutti i genitori, ma soprattutto a voi bambini, e un applauso per voi che Forza. Partecipate. Bravissima, grazie Emanuela. Bravissimi. Dunque, Emanuela, che cosa ci proporrai questa sera? Cosa, allora, faremo? Cosa farei fare? Io voglio ragazzi? Parlare con i bambini. Eccoli, guarda, sono allora, tutti per bambini, te. Questa sera vi propongo una cosa che ci servirà per addobbare la tavola natalizia, oppure la mettiamo sotto l'albero, perché faremo una pigna di cioccolato. Avete presente quelle pigne natalizie con dentro tutto il coso di cioccolato, l'interno di cioccolato, molto buone? La costruiremo insieme. Wow. Quindi adesso vogliamo procedere con il lavoro, sì, subito. Esatto. Vedete qui nel piattino avete dei biscottini. Adesso li scartate tutti questi biscottini e li mettete sul tavolo. Forza. Allora, con forza un lavoro bello energico. Il primo compito che avete è di scartare i biscottini. E li mettete tutti sul tavolo qua. Perfetto. Dunque, diciamo, il lavoro inizia sempre dalla fase più dura, scartare. 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 Adesso dobbiamo proprio fare questo lavoro di scartare i biscotti e poi vediamo come procedere. E insomma, queste pigne poi bisogna appenderle all'albero, se ho capito bene. No, queste qui si mettono proprio in tavola come, cioè, attaccato a un dolce, per abbellire, proprio per apparecchiare la tavola, per avere un oggetto artigianale fatto da noi. Comunque ricordati che in pasticceria la vista è una cosa molto importante. Va in sinergia, sì, con poi il gusto. Sì, cioè il prodotto si compra per l'80% guardandolo, poi bisogna essere bravi per mantenerlo, per cui dobbiamo... Cioè prima lo mangi con gli occhi, sì, vero? Sì, esatto. Non lo so se hai presente quei film dove magari c'erano quelle belle, quelle riprese di quelle vetrine di pasticceria, sì, con quei bambini attoniti davanti, certo, che guardano. Certo. Ecco, l'effetto dovrebbe essere sempre quello. Io ho una foto del genere, la Courmayeur a 20 anni, attaccato così, esatto, a una pasticceria. Ed è proprio allora, quello. Andiamo avanti, non allora, so, no. Bambini, ragazzi, bambini, pronti? Avete scartato i biscotti? Armiamoci di mattarello e cominciamo a lavorarli tutti per renderli come una polvere. Dobbiamo proprio macinarli tutti. Proprio come fa Emanuela. Vai. Dovete fare una pasta finissima. Una pasta finissima, proprio come la sabbia. E poi così ci scaldiamo un po'. Esatto. Tu sei una delle poche maestre pasticcere, se non
non l'unica maestra pasticcera forse di Fano, sono vero? Anche l'unica donna che lavora in questo settore, cioè oddio, di donne ce ne sono tantissime nelle pasticcerie che lavorano nei panifici, però diciamo come figura principale pochissime, perché questo è un lavoro che male purtroppo si concilia con l'essere donna, essere mamma, essere, avere i figli, perché è un lavoro molto duro, molto, molto complicato. E richiede anche molto tempo oltre ad essere duro, è vero? Stanno schiacciando. Vado a vedere, mi devi scusare. Anche Manuela. Io vengo. Ecco, vieni a vedere anche tu come procede il lavoro e a dare qualche consiglio sul campo. Allora Manuela, come stanno procedendo? Molto molto bene. Dai Elia. Ecco che vi aiuta anche Manuela. Guarda questa, questa è venuta perfetta, questo, mi sbaglio? Questa bravissima. È vero? Perfetta. Ancora un pochino però. Allora, tu lo puoi mettere già nel piattino perché il tuo è abbastanza piano, sottile. Perché la stava per gettare tutta fuori dal tavolo. Dovevamo iniziare tutto da capo. Allora, avete sbriciolato quasi tutto, vai, Manuela, vai, potremmo quasi, sì, quasi passare alla allora, fase successiva. Allora, raccogliamo tutta la nostra sabbia di biscotti nel piattino. Ok. Ecco, quindi con le manine prendiamo, versiamo tutto qua dentro. Bravi, guarda che tecnica, bravissimi, non perdono okay, nemmeno una briciola, guarda, bravi ragazzi. Adesso dobbiamo costruire l'impasto, dobbiamo costruire proprio l'ossatura della pigna. Quindi impasteremo questa farina che avete creato con i biscotti, ci metteremo un pezzettino di burro e cominceremo ad impastare con le mani finché non viene come una specie di das, di pasta di sale, come lavorato a scuola, all'asilo, non lo so. Adesso ragazzi viene il bello. Prendete il burro e lo a pezzettini, lo spezzettate. Ora potete fare ecco, quello che a casa i vostri genitori non vogliono. Lo devi sbriciolare e cominciare ad impastare insieme alla farina di biscotti. Qualche bambino è incredulo, Emanuela, perché dice posso veramente con le mani, che a casa sì, mamma sì, mi dà è delle vero, urla no, terribili, no, le mani, appena le faccio una cosa del genere. Le mani sono essenziali. Cosa devono ottenere alla fine, Emanuela? Devono ottenere un impasto abbastanza malleabile, come fosse un dato. Però non è finito. Attenzione, perché ascoltate. Perché ci aggiungiamo anche un cucchiaino di Nutella che lo renderà ancora più morbido e anche più goloso. Wow! Vai, impasta tutto. Ecco qua. Finché non diventa un pongo. Manuela, scusami, dimmi. Questa poi non ha bisogno di nessuna cottura, scusa. No, questa è una lavorazione a freddo. A freddo, quindi quando è finita freddo, si può mangiare subito. Freddo. L'hai studiata bene. Ci dice col tempo. Queste poi se le si vuol fare per gli adulti ci si può mettere anche del caffè, della moretta. Noto che sei anche una brava maestra. ci sai fare con i bambini, dargli consigli giusti. Ho avuto tre figli, adesso loro diranno che non sono stata. Sì, beh, i figli lasciali parlare. Non siamo mai all'altezza. Ne so qualcosa, esatto. Non sei mai all'altezza dei figli. Non sei mai all'altezza. Invece sei figli. Brava. Ti volevo chiedere invece, dimmi. È un dolce che non richiede una preparazione di tempo immensa. Vedo no, che no, si può fare velocemente. Infatti a casa con i bambini lo potete tranquillamente fare con i biscotti secchi, frullini avanzati. Volevo dire, quest'anno nella tua pasticceria ci saranno delle novità? Perché io so anche che tu ogni anno, insomma, c'è qualcosa di nuovo. Potrebbe anche esserci un anno no, però di solito sì. Allora, guarda, a me il Natale proprio strano non mi fa impazzire, perché io porto dentro un po' tutto quello che è la mia vita nella preparazione delle feste e dei dolci, per cui sono molto legata anche alle tradizioni, però ovviamente oggi come oggi vanno sempre interpretate, ma mi piacciono le cose come da tradizione, il panettone, la frutta secca, i biscotti di Natale, cioè mi piace allestire la tavola che sia gioiosa, che dia felicità a chi viene a cena, a pranzo a casa mia, la notte di Natale, cioè sono quelle cose a cui io non posso rinunciare. Mi piace quello che hai detto, che la tradizione va interpretata, perché praticamente, se non ho capito male o se do il giusto significato, c'è la tradizione, ma allo stesso momento interpretandola c'è anche una novità. Certo. Allora bambini, con questo impasto tipo pongo cominciamo a dare la forma alla pigna e la allunghiamo, perché la pigna ha questa forma qua, per darvi un'idea. Ecco, vi è mai caduta una pigna in testa? Ecco, questo è proprio lo scheletro della pigna. Adesso vi vado a prendere i biscotti dove l'appoggeremo. Ah, oh, vedete, arrivano dei bei biscotti che faranno da base alla pigna, giusto Manuela? Sì.
Allora, potete girare il piattino che avete un piano di lavoro un pochino più alta per fare l'ultimo lavoro. Comunque, Manuela, ne ho beccati due, tre così, che si sono leccati le dita. Ah, e allora, così si deve fare. Così si deve fare. Ecco. Bravo, qua. Ancora non l'avevo visto e non era normale. Che adesso dobbiamo cominciare il lavoro di rifinitura, bambini. Attenzione. Avete qua davanti i classici popcorn che mangiate a colazione, quelli al cioccolato. Questi ci aiuteranno a fare i petali della pigna, quindi ne prendete uno per uno e cominciate a inserirli dalla base, prima tutto intorno qui, poi sempre cerchi così. Ok, allora iniziate dal fondo e salite dal verso fondo, in cima. Intorno, tutto intorno. Le manine pulisci. È la pigna che piano piano ha preso forma sotto le mani dei bambini, sotto i nostri occhi, adesso sta per essere completata. Allora le bimbe qua, perfetto, molto bello, molto bello. Mi sembra che ascoltandoti sei soddisfatta del lavoro dei bambini. Sì, sì, come no. La pasticceria è un lavoro di pazienza. Il laboratorio di pasticceria di oggi con Emanuela Ghiandoni della pasticceria Le Terrazze ha prodotto questo dolce natalizio, la pigna natalizia, la chiamiamo così, come la chiamiamo Emanuela? La pigna natalizia, okay. Ecco, che te lo ecco l'aiutante subito dell'area tecnica che è arrivato. Tenile. Con il burro, ricordo l'area tecnica coordinata da Antonio Bedini, dallo chef. Faccio, Antonio Bedini, facciamo un pochettino più morto. E dai suoi collaboratori. Allora, dove sono i miei aiutanti? Ancora croccantini. Ragazzi dell'area tecnica, servono i croccantini per fare le alette della pigna. Ecco qua. Bellissima iniziativa, vi ricordo, in perfetto, collaborazione organizzata dal Comune di Fano, in collaborazione con la Regione Marche, il Natale più a Fano. La pigna di Adelaide, finita. Ecco, bravo, un applauso ragazzi, facciamo bellina, un applauso alla Cinzia di Adelaide. Brava! Pigna di Adelaide, bellissima. Adesso ci mettiamo la neve. Addirittura. Bella questa, bellissima, artistica. Che voto daresti a questi ragazzi, Emanuela? 11, manco 10, guarda, 11. Addirittura 11, sono stati veramente bravi. Molto bravi, molto molto. Chissà, forse domani qualcuno di loro sarà uno dei maestri pasticceri della città di Fano del futuro. Magari, questi hanno tutte le carte in regola. Emanuela, ti volevo far vedere la pigna di questo bambino. Che bella. Guarda, questa l'ha fatta tutta lui senza aiuto di nessuno. Elia, poi Elia lo conosco molto bene perché è del mio quartiere, la mamma è una mia amica. Poderino, del poderino. Proprio, Lo prendiamo a lavorare? Lo prendiamo a lavorare. Allè, Elia. È il prossimo. Sei fregato, Elia. Sei fregato. Addio infanzia. Tutti potevi avere un'infanzia felice a divertirti. Invece bisogna avere... Si va al lavoro. Si va al lavoro. Ti dicevo, Emanuela, dimmi, la tua pasticceria ha oramai più di 30 anni, sì, quindi troppo. Un percorso molto importante. Eh sì, percorso lungo, e poi io non vengo da una famiglia di pasticceri, quindi me lo sono proprio sudata io con le mie forze, e poi il fatto di essere donna, non ti credere, crea ancora più difficoltà. Perché in questo mondo così proprio più maschile, diciamo, dove le figure di riferimento erano tutti uomini, insomma, Hai dovuto lottare per conquistare il tuo spazio. Ho lottato molto, ma poi dopo, sai, le donne sono così tenaci, sono abbastanza ne conosco forti, qualcuna, sì. E poi io con le mie sorelle abbiamo proseguito su questo progetto che ci ha portato poi per 30 anni insieme a lavorare e a creare sempre nuove cose per i nostri clienti, quindi... No, ma guarda, quanto ripeto, un'attività, te l'ho detto apposta, raggiunge questi numeri, non è per caso. Sì, sì. E penso che ci sia anche tutte le mattine quando inizi il lavoro, come si dice, quando apri lavoro, la porta, capito, c'è anche sì, però una gran bella soddisfazione. Ma guarda, le soddisfazioni più grosse vengono dietro il lavoro. E l'impegno, questo è un messaggio che dobbiamo dare anche ai ragazzi. Cioè, si arriva ad avere grande soddisfazione dopo aver lavorato tanto, dopo esserti impegnata tanto e dopo aver studiato tanto, queste sono. E poi ti senti sempre un'eterna apprendista comunque,
perché l'atteggiamento migliore è quello di sentirsi eterni apprendisti, quindi sempre aperti, nonostante che io ormai 32 anni di lavoro. Potresti dire io sono arrivata. No, io non lo dico mai perché... Potresti. Sì, esatto, perché poi il mondo dei pasticceri artigianali non è solo impastare farina, uova, zucchero, ma è portarsi dentro la tua vita. Questo è molto bello e questa la gente la percepisce più di tutti. Mettere dentro la tua vita quello che sei, quello che vuoi far vedere, quello che vuoi regalare. Non so, vedi una coppia di sposi, capisci che è quella, è la torta del loro sogno, gli devi regalare il sogno. Un bambino che vuole una torta, io di solito i genitori li scavalco alla grande, non voglio manco sentirli dire, perché il bambino è lui. A me piace vedere gli occhi suoi quando vede la torta Frozen, la torta dei supereroi, cioè è la sua torta, non è la torta di chi deve far vedere, esatto. Ti vedo veramente che proprio ti sorridono gli occhi, ti si allarga sì, tutto il sorriso che hai, che dice tutto di te, tutto quello che hai detto che è vero e assolutamente non è guarda, artificiale. Guarda, la passione, Augusto, è alla base di questo lavoro. Ti fa alzare al mattino alle 4, ti fa andare a letto alla sera alle 10, perché comunque è una forma di comunicazione. Siccome che tutte le cose, tutte le belle... Io sono fortunata perché faccio un lavoro che festeggia sempre le belle cose, no? Quindi sono sempre nei bei eventi. Per cui, ma... È molto bello comunque, regalare un momento bello anche con agli una altri. Torta, un momento di condivisione in famiglia. È vero. Cioè, non è che si fa la foto col pollo, si fa la foto con la torta e quella deve regalare emozioni, assolutamente. E le regala. E per regalare le emozioni le devi provare te, perché se non regali niente. È vero, va provato in prima persona. Esatto. Con questa bellissima cosa che hai detto si conclude... praticamente la seconda serata di Cookies. Abbiamo avuto con noi Emanuela Ghiandoni della pasticceria Le Terrazze. I ragazzi porteranno a casa le pigne che hanno fatto. A te non resta altro che, lo stavo dicendo, a presentare il dolce che ci avevi portato e che le telecamere di Fano TV adesso immortaleranno in tutta la loro magnificenza. Allora, il dolce che ho pensato per la mia città, perché comunque a Fano potete girare le pasticcerie e trovare dappertutto specialità molto buone. Ci sono i miei colleghi bravissimi, da noi potete venire a gustare delle belle cose, quindi chi viene a Fano veramente trova un mondo del dolce di alto livello, buono. Questo in particolare? Questo è un panettone classico, perché oramai il panettone è diventato un dolce nazionale, no? Certo. Io lo chiamo, il panettone classico è proprio il panettone Italia, dico, perché nasce a Milano, però fino al sud ha quei gusti straordinari, no? Della canditura, delle arance che ci ricorda la Sicilia, dei cedri. Questo è fruttato, lo vedo. Questo è un panettone che, siccome essendo classico con dell'uvetta e dei canditi arancio e cedro, l'ho fatto ripieno con una crema di mandarinetto tardivo, proprio per dargli quel sapore un attimo agrumato, e quindi ho pensato di porzionarlo tutto con i tradizionali spiedini di frutta secca che si mangiano a Natale, in modo che quando noi riceviamo a tavola, portiamo il piatto, non dobbiamo stare a spignattare, alzarci, ma stiamo tranquillamente con i commensali a parlare, a degustare il dolce già tagliato. C'è anche del ripieno, visto che lo presenti, lo presentiamo tutto. È fatto con questa crema di mascarpone e crema leggera al mandarinetto tardivo. Basta, ti prego, basta. Quindi questi aromi di fruttati, questi aromi di agrumi con questo panettone classico, un attimino anche dopo il pranzo di Natale, che è abbastanza importante, comunque anche pieno di pietanze che di solito non mangiamo, è un attimo sgrassante, e poi questo lascia nel palato questo fruttato che ti porta anche al gusto del prosecco, di bere qualcosa di spumantello. Lo posso mangiare, non mi dicono che mi viene esatto, la pancia, no? Perché è sgrassante, ho capito bene? È sgrassante, quindi noi abbiamo inventato il panettone sgrassante. Allora, la pasticceria Le Terrazze presenta per la città di Fano il dolce 2021, che è il panettone sgrassante. Sante. Ne potete mangiare a volontà. Ecco. Bene, un grazie a Emanuela Ghiandoni della pasticceria Le Terrazze, che è stata con noi questo pomeriggio. Ringraziamo tutti gli amici che ci hanno ascoltato su Fano TV. Ringrazio Antonio Bedini, che ha curato l'area tecnica, Omnia Comunicazione. Do l'appuntamento a domani.
perché ci sarà un altro pomeriggio con Cookies qua al Villaggio del Gusto, e poi a domenica prossima, ma quello ne parleremo. Grazie e buona serata a tutti. Buona serata. Salve a tutti. Buon Natale.